Chi è? Chi è? Antonio! Come avete fatto ad entrare? La chiave era ancora nella toppa. Credevo che l'aveste lasciata apposta. Vi ho portato il ghiaccio. Mamma mia, che paura mi avete fatto. Sì, sono proprio sbadato. Ho dimenticato la chiave. Potete metterlo in bagno, per favore? Sì. Oh, grazie, siete gentile. Vi ho proprio rovinato la giornata. Non so se potrete perdonarmi. Ora cercherò di riposare un po', passerà tutto. Se volete, mi metto di là e aspetto fino a quando non vi sentite meglio. Se questo vi fa piacere. Va bene. Andate ora. Certo, sarebbe davvero bello. Mi sto leggendo fuori, è scoppiata l'estate. Buongiorno. Volevo chiedere... State tranquilla, signora. Andrà tutto bene. Arrivederci. Marco è un bravissimo ragazzo. Grazie, arrivederci. Non capisco perché i giorni degli esami siano sempre... Sì, ma non sono i ragazzi, sono i genitori. Specialmente le madri. Se permettete, signora. E i genitori degli scolari possono venire domattina dalle 10 alle 11, sì, esattamente. Pare, vero? Scusate. Non mi sembra il padre di uno dei miei scolari. Signora direttrice. Perlomeno non l'ho mai visto. Non me lo ricordo. Signora direttrice. Che cosa c'è? Nel registro delle assenze. Quando è così mi libero del mio postulante. Ecco qui, vedete, mancano quelli della terza B. Mi sembra che la signora Mofferini abbia dimenticato... È una vera pazzia venire qui. Non potrei essere lo zio di uno scolaro o il fratello maggiore. Ma dovete capire che questo non è assolutamente il posto. Da domenica non ti ho più vista, volevo parlarti, come facevo? Sì, ma non ora, non qui. Venite oggi a casa mia. Nel pomeriggio, dopo le 5. Arrivederci. Allora, che cosa voleva quel tipo? Solo un'informazione. La signora Andreoli. La signora Andreoli è mia figlia. Desiderate? Ho un appuntamento, mi ha detto di passare dopo le 5. Ah, Renata? Renata, c'è un signore che ti desidera. Alzati voi. Buonasera, venite, accomodatevi. Questo è mio figlio Vittorio. Saluta Vittorio. Buonasera. Ciao. Questa è mia madre. Signora. Che... Questo giovane è il proprietario della tintoria di Via Cammello, sai? Ah. Studia. È un bravissimo giovane. Aiuta la nonna a mettere via la tua roba, su. Ma aiuta, sì. È bravo lui. Su. Ci vogliamo accomodare in salotto? Ecco, questa è la mia famiglia. E questa è la mia vita. Volevo che tu te ne rendessi conto. Quello che stava per succedere domenica non dovrà accadere mai. Perché sono certa che sarebbe una cosa che sconvolgerebbe la mia vita. E anche la loro.
Domenica io non mi sentivo bene, non ero in me. Solo per questo è stato, per un malessere. No. Non solo per un malessere. No, questi io ti ho detto che ho obbedito, non fare cose. Ma scusa, questi non li posso mettere via, mi servono questi tutti i giorni. Adesso non mai ci si sente di cosa. Chiedo soltanto di vederti un momento da solo. Ma tanto sono promosso. Perché voglio dirti che... che non è come pensi tu. Cosa che mi arrabbia. La nonna dice che devo mettere tutto in cantina, ma io non voglio. Tesoro, abbi pazienza un momento, poi vengo di là e vediamo. Vittorio, dai, vieni via, non dare fastidio alla mamma. La mamma ha detto che ho ragione io. Non ha detto per niente questo, l'ho sentita benissimo. Allora domani passo io in tintoria con la stoffa e decidiamo, va bene? Buonasera. Antonio, tu sei giovane e io... Il signor Antonio, per favore. Il signor Antonio non c'è. Tarderà molto, avevo un appuntamento con lui prima della chiusura. È partito stamattina presto. È andato a Roma a vedere il padre. L'hanno chiamato d'urgenza. Perché? Cos'ha il padre? Sta male? Magari. Sarebbe meglio. Darebbe meno pensieri che ne ha dati tutta la vita. Prima a quella povera donna e poi a questo ragazzo che non ha né colpa né peccato. Finalmente il tribunale si è ritirato in camera di consiglio da 10 minuti, non ci starà molto. Il treno era in ritardo, dovevo telefonare a Ferrara, ma poi non mi è stato possibile. Non credere che sia stato facile ottenere il permesso per farti entrare. Hai la carta d'identità? Sì. Ma cosa succede? Succede che li condannano tutti. Il pubblico ministero ha chiesto 20 anni per tuo padre. Appartenenza a partiti disciolti, ricostituzione di partiti disciolti, propaganda di partiti disciolti, la solita storia. È un miracolo se evitiamo l'imputazione di complotto contro la sicurezza dello Stato. Comunque, tuo padre è sereno, sai. Ieri ha insistito perché ti chiamassi. Vuole che tu ti renda conto, che tu veda che cosa significa oggi in Italia pensare col proprio cervello. L'ultima volta che l'ho visto è stato... quando tornò dal confino, tanti anni fa. Lo so, e sono rimasto sorpreso quando mi ha detto di farti venire. E volevi dirgli di no, è anche giusto, pover'uomo, la carta d'identità. E l'Olivieri, vi ho già mostrato il permesso prima. Vediamo un po'. Potete... Va bene, vieni. Ho fatto una relazione al generale, perché...
Da là lo vedi meglio. Entra la corte. In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, re d'Italia e imperatore d'Etiopia, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ha pronunciato la seguente sentenza. Olivieri Gino, Torriero Umberto, Brescini Francesco, Brescini Antonio, Lucenti Alessandro, Farallini Biagio sono riconosciuti colpevoli dei reati ascritti in rubrica. Il Tribunale Speciale, visti gli articoli 18, 20 del Codice Penale e 5 della legge 25 novembre 1926, condanna Olivieri Gino e Torriero Umberto alla pena complessiva di anni 15 e mesi 7 di reclusione. Brescini Francesco e Brescini Antonio alla pena complessiva di anni 12 e mesi 3 di reclusione. Lucenti Alessandro alla pena complessiva di anni 8 e mesi 5 di reclusione. Farallini Biagio alla pena complessiva di anni 7 e mesi 4 di reclusione. Condanna inoltre tutti gli imputati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ad anni 3 di vigilanza speciale e al pagamento delle spese processuali. Ordina la confisca del denaro e degli altri oggetti sequestrati. Evviva la libertà! Abbassi il fascismo! Non aggravare la tua posizione! Evviva la libertà! La dittatura! Abbassi il fascismo! Chiedo che il procedimento venga immediatamente riaperto per grida sediziosa in aula! Signor Presidente, l'allontanamento degli imputati e lo sgombro dell'aula! Questa bravata la pagherete caro! La lite d'un gradito, le manette, porgete le mani! È già finito tutto. Sì, 15 minuti di camera di consiglio e 15 anni di galera. E tutto il processo non è durato neanche due ore. Forza, uscire! 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 Forza, forza! Senti, uscire! Vittorio! Vittorio, dove vai? Non andare lì! Vittorio, torna su! Devo darci una mano! Ecco, bravo! Levati le scarpe e prendi un padile! Mamma, me ne tolgo! Anche le calze! Ma non dovevamo arrivare fino alla giarina? Restiamo qui! Io mi diverto di più qui! Dai, eccola, dai, forza! Avanti, tu! Dai, così non può fare, pensavo! L'ho saputo da tua madre che eri qui. Veramente me l'ha detto per farmi capire che eri irraggiungibile. Ho avuto proprio l'impressione di non godere la sua simpatia. Che cosa è successo, Antonio? Io sono venuta in negozio da te quel mattino. Mi hanno detto che eri andato a Roma per tuo padre. Sì, infatti. Voleva rivedermi. Aveva bisogno di me, ecco tutto. Per quanto io non possa fare molto per lui. Mio padre ha fatto sempre la sua vita da solo. Ma non si è mai occupato di te? Nel senso che intendi tu, no. Però credo che mi voglia molto bene.
E chi avrebbe voluto occuparsi di me, se avesse potuto. Tu gli sei affezionato? Sai, più che affetto, io sento per lui una grande stima. Anche se mi è difficile riuscire sempre a capirlo. Che cosa fa? Tante cose. Legge. Ha viaggiato molto. Pensa e legge. Ha sempre letto tanto, pur non avendo studiato, perché era un operaio, un artigiano. Allora tu sei solo, non hai nessuno. Ho dei parenti a Bologna, uno zio. Anzi, sto pensando di tornare a vivere lì. Il tintore non è proprio il mio mestiere. Tu dici che sono giovane, ma in compenso vedi quanti problemi ho. Sei bravo, scuola. Sei stato promosso? Ho finito la quinta, vado in prima di te. Per non pensarci, da ieri mi sono messo a fare un gioco. Calcolavo fra quanti minuti ti avrei rivista. Antonio. Quando il treno è partito dalla stazione di Roma, secondo i miei calcoli, mancavano 780 minuti. Ma non avevo previsto di arrivare fin qua. Siamo a 883. Vittorio! 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 Rimettiti le calze e le scarpe, dobbiamo andare! Cosa fai? Lavori? Ti ricordi il signor Olivieri? Ah, sì! È venuto da noi una sera, ma guarda come ti sei ridotto! Oh no, signora, è sabbia, non macchia mica, non si preoccupi! Mamma,